Un salernitano sul tetto d'Europa nel pugilato. Un risultato che sa di storia per Francesco De Rosa, che in 8 riprese ha fiaccato la resistenza dell'idolo di casa nel Bear, girando la Sky Dome di Coventry e conquistando la cintura europea BF dei pesi Supergallo. In un match duro e spigoloso contro il padrone di casa, l'altiere della pugilistica salernitana ha dimostrato ancora una volta grande carattere, la stoffa del campione di razza, superando le insidie di un ambiente ostile e di un infortunio occorsogli durante il match. Dopo aver messo al tappeto Barry già nel quarto round, De Rosa ha sferrato i colpi decisivi e fine il successo all'ottava ripresa, inducendo l'arbitro a chiudere il match. Il lavoro svolto in palestra con il maestro Emilio Desiderio, che l'ha accompagnato nella spedizione inglese, insieme al direttore sportivo della pugilistica salernitana Francesco Scolese e dal promoter Mario Di Bartolomeo, ha dato i suoi frutti. Al suo ritorno a casa, Francesco De Rosa, che ha dovuto fare i conti sia all'andata sia al ritorno con problemi di orari dei voli, riceverà una grande accoglienza degna di un campione. Per la città di Salerno si tratta di un risultato storico. De Rosa è il primo pugile professionistico a conquistare un titolo europeo e dal momento dell'incoronazione lui e il suo angolo hanno esibito con orgoglio una sciarpa della Salernitana sul ring. E così ieri sono giunte anche le congratulazioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Una grande impresa sportiva, ha scritto, la vittoria conquistata alla Sky Dome di Coventry, dove tutto il pubblico tifava per il campione locale, è giusto premio per i sacrifici di un figlio di Salerno che onora la sua città. Complimenti al team della pugilistica salernitana, aspettiamo il neocampione europeo a Palazzo di Città per l'abbraccio di Salerno e gli auguriamo i migliori successi per il futuro, ha concluso il sindaco Napoli.